Ecco, siamo qui con Matteo Bellotto, lo scrittore che è di punta in questo momento in Friuli Venezia Giulia, con Terra di Vino, l'ha presentato qui a Raus di Pasini Prato all'Università della Terza Età. Allora Matteo, quali sono state le sensazioni stasera? Perché la platea era quella dei nonni, no? E il tuo libro è stato dedicato anche alle tue nonne, insomma, una cosa importante. Sì, per me sensazioni fortissime, importanti, perché io ho dedicato tutta la mia letteratura, insomma, umilmente, veramente, al fatto di essere cresciuto con i nonni e di aver avuto da loro i valori e quello che mi serviva per avere la forza per raccontare la mia terra. Ecco, l'hai raccontata la tua terra in questo romanzo friulano che, tra parentesi, è finalista al premio Fermentino, quel di Olbia, un premio enoletterario molto importante in Italia, dove tu sei finalista per la seconda volta, per cui insomma un plauso ti va dato al merito, anche perché tu sei un, tra virgolette, un cantore del Friuli, del nostro modo di vivere, della nostra situazione, e naturalmente racconti quello che il Friuli è e sarà, ma anche quello che è stato. Il fatto di avere un passato, una contemporaneità, un futuro è fondamentale. E la letteratura lo può fare e io sono molto grato di essere per la seconda volta, come unica volta che un autore è in finale, tra l'altro al premio Vermentino, insieme anche ad Angelo Coramo. E io sono molto contento e speriamo vada bene. Ecco, insomma, tu sei ormai un portabandiera del Friuli, ma il Friuli passa anche attraverso le osterie. Osterie dove tu dici che lì è dove si lascia l'anima, ma si passa anche lo stomaco e soprattutto si passa il giorno. Sì. L'osteria è la clessidra del tempo dell'anima del Friuli, dove tutto passa in mezzo nel tempo che è passato sopra e che diventa futuro sotto. L'osteria deve essere protetta proprio anche grazie alla letteratura che ci fa passare in mezzo alle storie che devono essere raccontate. Ecco, una generazione che ha sofferto, una generazione che ha costruito, che ha ricostruito fino dopo il terremoto, ma che generazione ci aspetta in futuro? Una grande generazione, i giovani di oggi sono preparatissimi, sono bravissimi e hanno una grande voglia di creare qualcosa di ancora più grande di quello che gli è stato lasciato. Per cui ho una enorme fiducia su quello che è la generazione che sta arrivando. Ora puntiamo sui giovani, ma giovane sei anche tu e quindi hai la responsabilità di portare avanti questa bellissima idea sul Friuli, dove il Friuli diventerà un po' anche il centro della storia, dove le nuove generazioni dovrebbero incarnarsi e continuare questa bella favola che si chiama Friuli. Io faccio la mia parte, tutti devono fare la propria parte per ricordarci che il Friuli è quella grande terra fatta di grandi persone più che di grandi numeri. Bene, grazie Matteo e naturalmente in bocca al lupo. Grazie.